paradiso, oppure anche questo inferno. Non è detto che sia il paradiso, cioè persone che credano di meritare l'inferno e vivano nell'inferno, certo. Ma è creato da loro, perché non esiste come luogo, il luogo non esiste. È come di droga, uno si autodroga da solo, sì. E arriva a queste allucinazioni. Non sono proprio allucinazioni, è una cosa che ha l'anima, a certo, seconda di quello certo, che ha ma la droga la prendevano gli sciamani, sì. Che erano allora, dei padroni dell'anima molto. Allora prendevano queste cose per arrivare a vedere oltre, ma non c'è bisogno delle droghe, certo, per vedere oltre, ci si arriva in tanti modi. Appunto, difatti dicevo che uno con la propria suggestione ci può arrivare. No, la suggestione non la suggestione del falso, una spiritualità sviluppata ti può portare. Con la meditazione si arriva. Appunto. Con la meditazione. Con la meditazione ci può arrivare. Diciamo, metto una cosa. Se ho ben capito, non è una cosa artificiale. Se, in base a quello che uno crede sarà la sua vita ultraterrena, sempre ci veda. Io vedo il proprio paradiso in cui spero di. Ciao paradiso, non paradiso che dicano gli angiolini sulle nuvole, piedi scarsi, insomma con la camicia. Sebbene passando il suo discorso chi ci vede lo vedrà così, sarà così dopo vedrà questo stato, questo piano vibrazionale che sarà reale per lui. Lo incontrerà questa realtà. Se ho ben capito il discorso che faceva lei, quindi io vedo il paradiso nella luce abbagliante del Signore, di Cristo, che ho cercato la mia cara, in primis la mamma, mia madre, dopo che avrò lasciato l'involucro, sarò su questo piano, saranno reale per me, diventeranno realtà queste cose. Lei vedrà quello che mia madre, i miei cari, saranno nella luce del Signore, di Gesù Cristo. Sì, ma se lei crede in quello, tu chi credeva in questo? Io spero questo. In queste esperienze di premorti hanno visto la Madonna, hanno visto Gesù e loro erano convinti che era questo, loro. Quello in cui lei crede, lei si costruirà. Speriamo, no, grazie. Lei sarà stata allora sono rincuorato, questo mi rincuora molto, grazie. Quindi a questo punto direi che possiamo appunto passare alla seconda parte, qui ci sono i libri, le autrici sono disponibili per il pubblico. Volevi dire qualche altra cosa, Chiara, prima di concludere? Bene, intanto niente, vi ringrazio, saluto le amiche Tiziana e Anna Maria, è sempre una gioia essere con loro a presentare i loro romanzi, quindi invito tutti a entrare in queste pagine, raccogliere la sfida di Tiziana e entrare nel mondo dei sentimenti di Anna Maria, e grazie per questa serata e grazie al Presidente. Grazie a voi, però vorrei invitare Cecilia a conclusione un altro inserto sonoro. 26 e benvenuto sempre per la atmosfera. Qualche bella canzoncina, vabbè. E anch'io ringrazio sentitamente le due autrici, Chiara Novelli e Carlo Ciappi, che è pubblico. Un attimo di attenzione.